Buonasera, buon inizio di settimana a tutti in questo lunedì 22 marzo 2021. Siamo una ventina di minuti circa dalle ore 19 di questo primo giorno della nuova settimana. Bene, era da un po' che non ci vedevamo per parlare di WWE ed eccoci qui, ovviamente come ogni pay-per-view, almeno penso se andate a ricercare sul mio canale. I commenti pay per view ne trovate almeno un paio, non dico tutti, ma quasi. Pay per view che prima di incominciare con le mie analisi volevo dire che è stato abbastanza scorrevole, almeno per me che ci mancherebbe, certo non sono più abituato a vederli in maniera proprio completa, ma fortunatamente si trovano almeno nell'immediato delle sintesi corpose su YouTube, quindi. Però questa volta sono andato in ordine facendo prima pre-show, poi show principale. Volevo fare comunque i complimenti a tutti quanti, a partire dallo staff dirigenziale, gli organizzatori, tutti, il Tropicana Field, che sicuramente la stessa federazione sta ringraziando per questi bellissimi mesi, visto che sapete WrestleMania sarà il primo show post lockdown con i fan in carne ed ossa vera e propria, a differenza del Thunderdome e del primo performance center con diciamo i teleschermi virtuali. Quindi davvero complimenti a tutti quanti. Ma partendo appunto dal pre-show, dove i protagonisti sono stati Kyla Braxton, Jerry the King Lawler, Peter Rosenberg, Booker T, alle interviste Sarah Schreiber, arbitri Danilo Anfibio, Sean Bennett, Jessica Carr, John Cohn, Dan Engler, Derek Moore, Chad Patton, Rod Zapata. Annunciatori del ring Greg Hamilton per SmackDown e Mike Rome per Raw, al commento americano o barra inglese Michael Cole e Corey Graves per SmackDown, Tom Phillips, Samoa Joe e Baron Saxton per Raw, commentatori spagnoli Carlos Cabrera, Marcelo Rodriguez, ormai storici. Allora, io devo dire una cosa. Può essere anche vero che una persona può preferire un altro prodotto, che mettiamo possa essere la All Elite, Impact, Ring of Honor o quant'altro, però come si sa ormai da tantissimo tempo, come la WWE sia la prima federazione al mondo, soprattutto perché lo dice la storia da tantissimi anni, quindi non possiamo che renderne atto. Che nel periodo tanto famigerato di aprile e soprattutto quest'anno la settimana sarà davvero ricchissima tra Raw, le due serate di TakeOver di NXT, SmackDown, le due serate di WrestleMania, l'Hall of Famer che comprenderà l'Hall of Famer sia dell'anno scorso che di quest'anno, ovviamente pre-registrate in sicurezza. Un episodio speciale per l'occasione anche di NXT United Kingdom, quindi che altro vogliamo di più dalla federazione numero uno al mondo del pro wrestling mondiale? Ricordiamo tutto quello che vediamo fare da questi protagonisti, limitiamoci solo a guardarlo e non ad imitarlo, se no siamo solo delle capre o dei somari. Oh. Iniziamo ufficialmente nel pre-show. Dobbiamo dire che c'è stata una cosa che si stava girando intorno già da un paio di settimane in quel di Raw, il vero split, la vera divisione tra Mustafa Ali e i suoi compagni della Retribution, ovvero Mace, Reckoning, Slapjack e T-Bar. Perché? Perché Mustafa Ali ha perso contro Riddle e quindi Matt ha mantenuto il titolo degli Stati Uniti meno di 10 minuti.
Ma ovviamente non è tanto il risultato quello che conta in questa contesa, ma più che altro, anzi se vogliamo dire quasi in tutto il pay per view, non sono tanti i risultati quello che contano, visto che siamo arrivati a WrestleMania. Ma appunto la separazione definitiva tra il leader, quello che era ormai l'ex leader della Retribution, e i suoi ex compari, cosa che infatti Slapjack e T-Bar lo hanno doppiamente, cioè li hanno fatto in due allo stesso tempo, una double choke slam, potremmo chiamarla così. È cosa buona che ogni pay per view deve portare ad interesse per la puntata del giorno dopo di Raw, questo l'è stato fatto. Quindi molto brava la WWE già dal pre-show. Questo match, cari amici, mi è piaciuto abbastanza. Lo show vero e proprio si è aperto, show, primo show ufficiale su Peacock TV, oltre che al network per gli europei, su Peacock per gli americani. Nia Jax e Shayna Baszler, con assistenza di Reginald, hanno sconfitto Bianca Belair e Sasha Banks. Anche qui si è creata una sorta di confusione generale. Sta di fatto che alla fine, oltre alla difesa con successo delle cinture femminili di categoria della Jax e di Shayna, Sasha e Bianca ovviamente hanno litigato in previsione della loro sfida a WrestleMania, dove Sasha Banks metterà in palio la sua cintura campionessa femminile di SmackDown. Schiaffone in faccia di Sasha nei confronti di Bianca. Anche questo match è durato meno di 10 minuti. Big E Apollo Crews, che ovviamente per quanto riguarda un tipo di giudizio non può essere proprio giudicato un risultato, ma invece può essere valutato, perché sicuramente anche se Big E ha vinto contro Apollo, ma alla fine la storia non è finita qui, perché cari amici, io me lo sento che uno dei WrestleMania moments di Big E, cioè di WrestleMania, sarà quello che Apollo Crews avrà il suo grande WrestleMania moments battendo Big E a WrestleMania e diventando e conquistando per la prima volta il titolo intercontinentale. Spero di non dire una cavolata, perché se non mi sbaglio Apollo Crews ha vinto il titolo degli Stati Uniti, ma quello intercontinentale non ancora. Poi, senza dimenticare che nel pay per view abbiamo visto come, ovviamente in una cosa pre-registrata, Shane McMahon durante una sessione di allenamento si è infortunato ad una gamba, ad un ginocchio. Quindi non poteva più che mandare lui, ma mandare gli agnelli sacrificali come l'Ajax e Jason Rie e Jackson Ryger, ma nel caso specifico Elias, di cui Braun Strowman si è sbarazzato in meno di 4 minuti addirittura. Quindi a questo punto capiamo come Strowman, Shane McMahon è una cosa sicuramente di WrestleMania. Poi Rollins, bella sfida anche questa, che ha battuto Nakamura. Match però durato quasi 13 minuti, devo dire, entrambi si sono fatti davvero valere sul ring, ma non è ora che lo scopriamo che Rollins e Nakamura sono due davvero superstar di questa federazione. E poi il grande, grandissimo, no? Odds Barred match tra Drew McIntyre e Sheamus. Drew McIntyre, che per l'occasione ha usato una pittura facciale più o meno stile scozzese, se le sono date, ragazzi, veramente di santissima ragione. Sta di fatto che Drew McIntyre e Sheamus hanno concluso proprio la loro contesa veramente stando a fiato cortissimo, a malapena quasi Drew McIntyre è riuscito a fare il conteggio finale. Quindi davvero
tolgo il cappello, tra virgolette, anche se in questo momento lo indosso, chapeau a Drew e a Sheamus. E poi quello che credo aspettavamo tutti in questo intergender match tra Alexa Bliss e Randy Orton. Ovviamente è proseguita la rivalità che porta non solo Alexa Rey, ma soprattutto al demone The Fiend, che è tornato ragazzi in grande pompa magna, ovviamente con i vestiti bruciati in riferimento all'ultima sua apparizione negli show televisivi. Parliamo di TLC 2020 a dicembre. Quindi, diciamo, la pista si allarga sempre di più, la forbice si allarga sempre di più per vedere The Fiend e Randy Orton in una sfida uno contro uno. Sicuramente sarà stipulazione speciale in quel di WrestleMania. Match complessivamente durato poco meno di 5 minuti ed è stato giusto così. E nel main event, ragazzi, che è successo davvero di tutto, in quanto pensate un po' che non solo la finisher fatta in maniera errata, tra virgolette, nei confronti del vero arbitro da parte di Daniel Bryan, ma poi non poteva che intervenire Edge. Proprio mentre nessuno aveva la capacità di dare una direzione arbitrale dal match, è lì che Roman Reigns, quasi quasi senza forza, ha ceduto alla Yes Lock di Daniel Bryan, ma purtroppo il verdetto non è stato quello. Certo, a vincere è stato Roman Reigns, match durato, pensate, mezz'ora e 30 minuti, ma sta di fatto che, a parte il risultato a questo punto, come ho letto già dopo pranzo, si pensa veramente ad una possibile sfida a tre tra Roman Reigns, Daniel Bryan ed Edge in quel di WrestleMania. Quindi io mi sento di promuovere a pienissimi voti questo pay per view, che è servito sicuramente per dare spettacolo. E io poi dico che gli atleti sono ragazzi gasati e fanno bene, perché sanno che tra meno di un mese ci avviciniamo praticamente al ritorno, seppure si pensa magari per una settimana, poi si vedrà, dei fan veri e propri in carne ed ossa. Quindi è normale che ci sia questa atmosfera. A me che dire? Sono davvero molto contento di quello che ho visto. Non ci resta a questo punto che ovviamente seguire, o che sia in sintesi, o che sia in forma integrale, o che sia in report o in risultati, cosa succederà in queste settimane prima di WrestleMania, Raw e SmackDown, e ovviamente anche un occhio ad NXT. E poi vi dico già da subito che, per quanto riguarda WrestleMania, penso sicuramente di dividere il video tra prima serata e seconda serata. E insomma, come ho detto già, non tanto per i risultati, ma come spettacolo, sicuramente questo lo posso annoverare io tra. A questo punto, visto che siamo comunque appena al terzo mese del 2021, annoverare come tra i migliori pay per view del 2021 a questo punto, e se, diciamo, devo fare ovviamente la mia solita top 3, il podio, beh, non possiamo che mettere, ragazzi, io metto sicuramente al primo posto Drew McIntyre contro Sheamus. Insomma, è stato veramente qui. Sì, si parla, si dice, ma questi, insomma, si mettono in mostra e rischiano anche, quindi, per carità, non bisogna scherzarci su. Poi Roman Reigns, Daniel Bryan, Rollins, Nakamura terzo nella mia top 3, non perché merita la terza posizione, però diciamo, ovviamente, diciamo che Drew McIntyre, Sheamus e Reigns contro Daniel Bryan avevano un po'
orecchie abbastanza larghe per quanto riguarda la stragrande maggioranza del pubblico, non metto in questa mia top 3 la Bliss contro Randy Orton, non per la non piacevolezza, ma perché quello che sarà davvero spettacolare sarà quello che accadrà ovviamente sia in queste settimane a Roma, ma sicuramente a WrestleMania. Quindi, cari amici, io vi auguro un buon proseguimento di serata e noi ci vediamo ai prossimi appuntamenti qui su YouTube. Vediamo un po', sapete che sto portando a compimento modulo dopo modulo patente europea del computer. Quindi noi ci vediamo alle prossime occasioni. Intanto, mentre carica il video, io mi godo la cena. Ora, giusto piccola parentesi sul calcio, viva l'Italia, la nazionale, speriamo che partiamo bene alle qualificazioni mondiali, noi ci vediamo alla prossima, frecchete, ciao!